Ciao. Fanculo, mi ha fatto prendere uno spavento. Tu sei per caso che butta fuori del Dream Club? Il Dream Club, ieri sera. Ah. Ma scusami, allora chi sei? Secondo te dove ci troviamo? Non lo so. Ti sembro una cazzo di enciclopedia? Io ti ho detto che non so un cazzo, l'unica cosa che so è che mi sono risvegliato qua con degli sconosciuti. Vabbè, ma non te la prendere con me. Ciao. Tu chi sei? Io sono Antonella, lui è... Tu sei? Cazzi miei. Cazzi suoi. Te invece? Giulia, perché siamo qui? Voi non siete gli Alfa? Eh? Gli Alfa, il mio gruppo GDR. Di cosa? Gioco di ruolo. Ieri sera ero con dei miei amici. Perché adesso sono in questa stanza inquietante con voi? Stiamo cercando di capirlo anche noi. Benvenuti, cari giocatori. Ora che siete svegli, possiamo dare inizio alla prova. Come avrete notato, ognuno di voi è in possesso di una bambolina di pezza. Queste bamboline sono le famose dolls, reliquie di tempi passati. Le dolls appartenevano ai fascinanti, antichi e potenti guerrieri di Alphaborn. Le dolls che avete al collo sono magiche. Conoscono tutto di voi. In questo momento siete ad un bivio. Se riuscirete a superare la prova, la reliquia che avete al collo diverrà un potente artefatto che vi guiderà e aiuterà nel futuro. Se perderete, non avrete un futuro. La vostra doll prenderà possesso della vostra volontà e voi sarete condannati a una vita grigia e monotona. Ora veniamo alla prova. Il vostro scopo sarà quello di rispondere a quattro enigmi nell'arco di un'ora. Mi raccomando, siate cauti nel dare le risposte. Che la prova abbia inizio. Belli o brutti li posso fare, ma a nessuno mostrare. Più ne ho e meno temo. Esisto solo prima d'essere nato, appena nato sono già trapassato. Attraverso il prato senza fare un passo. È uno scherzo, no? Voglio dire, adesso tra un'ora entreranno, ci diranno che è tutta una gran stronzata e ci lasceranno andare, no? Se è uno scherzo non fa ridere. Fanculo. Ma voi avete capito cosa ha detto la voce? Dolls fascinanti, Alphaborn, che roba è? Cazzo! Ma tu sei Giulia Gamer 95? Sì. Oh mio Dio, sono un tuo grandissimo fan, davvero. Seguo tutti i tuoi video e ho anche la tua biografia a casa. Sei famosa? No, cioè,
Sì. Oh mio Dio, è strafamosa, ok? È la più grande streamer barra influencer d'Italia, è impossibile che non la conosciate. Non lo so, che fai? Parlo di videogiochi, faccio tutorial, unboxing. Ah, non mi piacciono i videogiochi. No, non seguo questa stronzata da sfigati. Non è che se una cosa non ti piace allora è da sfigati. Non capisco cosa ci trova la gente a vedere video di altre persone che giocano al posto loro. Scusa, ma piuttosto uscite di casa e fatevi una vita. E poi onesto, questi streamer, influencer o come cazzo si chiamano, mi stanno sulle palle. Perché? Perché guadagnate miliardi senza fare un cazzo. Amico, ti rendi conto del qualunquismo dei tuoi ragionamenti? Eh? Qualunquismo? Oh, lasciamo perdere. Secondo te è tutto vero quello che ci sta succedendo? È una mega stronzata. Boh. Spero che sia uno scherzo, perché se è vero significa che siamo fottuti. E poi fra tutte le prove da superare è proprio gli indovinelli, cazzo. Io li odio. A Filippo piacevano gli indovinelli. Chi? Filippo, mio fratello. Ah. Allora era meglio se c'era lui al tuo posto. Sarebbe impossibile, lui... Non c'è più. Cazzo. Scusa. Non... Tranquillo, non lo sapevi. Quanti anni avevo? 19, tu in più di me. Mi dispiace. Tu quanti anni hai? 28. Sembri più giovane. Già. Me lo dicono spesso. Comunque sono Marco. Posso? Non darei retta a quel coglione. No, tranquillo. Sai, sono abituata ai commenti negativi con haters e cose del genere. Gli haters, sì, certo. Però scusa se mi permetto, non voglio sembrare inadeguato. Ma, cioè, io ti conosco. Non sei tu questa? Tu mi conosci? Sì, cioè, vedo tutte le tue live, i tuoi video, ho anche letto il tuo libro. Siccome hai visto tutte le live e video e hai letto il mio libro, pensi di sapere tutto di me? No, non volevo dire questo, è solo che... Cioè, si vede che c'è qualcosa che ti turba, ok? Non sei tu questa. Vediamo un attimo, mi sono svegliata in questa stanza circondata da degli idioti, non ho il telefono, ho questa bambolina inquietante attaccata al collo e sono nel mezzo di un gioco sadico del cazzo. Tu che dici, sono turbata? Hai ragione, non volevo farti arrabbiare, scusa. Sono Cristian. E sono un tuo grande fan. Ma dai. Comunque penso aver trovato la soluzione al primo indovinello. Belli o brutti li posso fare ma nessuno mostrare. Non so perché, ma penso subito ai sogni. Cioè, che tu faccia un bel sogno, un incubo, puoi raccontarlo alle persone, sì, ma di certo non puoi mostrarglielo. E non lo so, secondo me è una cosa abbastanza ovvia. Tu che dici? Sì, cioè, può essere, non so. Ragazzi, penso aver trovato la prima. Belli o brutti li posso fare, ma nessuno mostrare. Come dicevo prima Giulia, questa cosa mi fa pensare ai sogni. Perché dei sogni, belli o brutti che siano, puoi raccontarli. Ma di certo... Non puoi mostrarli. Tu che ne pensi? Sì, ci sta. Bene, allora direi che provo a dare la prima risposta. Abbiamo la prima risposta. Belli o brutti li posso fare, ma nessuno mostrare. I sogni. Congratulazioni, avete risolto il primo enigma. Avete ancora 45 minuti a disposizione. Possiamo farcela? Vero? Credo di sì, ma una condizione. Tipo?
Dobbiamo collaborare. Solo così avremo più chance. Il problema è che io non sono mai stato un tipo da indovinelli. Sono più un tipo da... azione. Immaginavo. Ma qua dobbiamo giocare sul serio. Se non l'avessi capito, qui in gioco è la nostra vita. Credi che non lo so? È per questo che sto cercando metodi alternativi per scappare. Non si può scappare. Ma che cazzo ne sai? La finite? È ovvio che non possiamo scappare. L'unico modo per uscire è risolvere gli enigmi. Va bene, calmino però. Ha parlato quello che prende a pugni muri. Almeno lui fa qualcosa a differenza tua, eh? Ah, invece tu hai dato un grandissimo contributo girando a Zonzo, brava. Che cazzo ti credi di essere tu? Lei? È la famosa influencer di sta minchia. Tu non sai niente di me, coglione. Finisci. La smetti di farla stronza? Raga, basta! Basta, cazzo! Possiamo superare le nostre divergenze e superare questi cazzo di enigmi? Anche io voglio andarmene via di qui, ma per farlo dobbiamo collaborare. 30 minuti rimanenti. Allora? Ok. Sì. Giulia? D'accordo. Ok, ricapitoliamo. 4 enigmi. Uno l'ho già risolto. Ne mancano 3 e abbiamo mezz'ora. A leggerli ho il presentimento che ognuno di questi abbia a che fare con noi. Ma noi non ci conosciamo nemmeno. Forse non è necessario conoscersi. Cioè, quello che lui vuole dire è che se siamo qui è per un motivo. E quel motivo o quei motivi sono le cose che ci accomunano? Secondo me sì. Sì, ma cos'è che avremmo in comune noi 4? Di certo non la simpatia. Non lo so. Però ti posso dire che prima di trovarmi qui stavo passando un periodo di merda. A chi lo dici? In effetti pure io. Idem. Hai perso qualche follower? Ragazzi, abbiamo detto tregua, giusto? Comunque, a quanto pare, tutti quanti stavamo passando un periodo di merda prima di trovarci qui. Adesso, il secondo enigma. Più ne ho e meno temo. Suggerimenti? I soldi? Boh, il potere? La fama? Ok, potrebbero essere tutte quante plausibili in effetti. Proviamo ad analizzarne una per volta. I soldi. Beh, sì, più ne ho e più posso comprarmi delle cose. E avrei meno timori per il futuro, in effetti. Sì, però avresti comunque paura di perderli, no? Cioè, si sa che la più grande paura di un ricco è quella di diventare povero, quindi avresti come da temere. Sì, in effetti è vero. Qual era il secondo suggerimento? Il potere. Però pensandoci anche quello, temi di perderlo. Ma allora anche la fama è sbagliato. Chi diventa famoso teme di passare di moda o di essere dimenticato. Quindi anche questa credo sia sbagliata. Il coraggio? Come? Il coraggio è una cosa che può andare o venire a seconda delle situazioni. Ci sono momenti in cui abbiamo paura e altri momenti in cui invece tiriamo fuori le palle e... Che dite? Potrebbe starci. Sì, in effetti il coraggio è un sentimento che va e viene a seconda della situazione. Non mi viene nient'altro in mente, quindi io proverei anche a rispondere. Ehi, ce l'abbiamo. Più ne ho e meno temo è il coraggio. Congratulazioni, avete indovinato anche il secondo enigma. Vi restano 20 minuti. Qua, frate. Dai, cavolo, ok. La prossima. Esisto solo prima di essere nato, appena nato sono già trapassato. Questa è tosta. La butto lì. Un feto? Un feto esiste prima di nascere, poi appena nasce diventa un neonato, quindi il feto è trapassato. Un feto quando nasce diventa un neonato, ma non per questo trapassa. E poi scusa, se le risposte hanno a che fare con noi, che cosa c'entra un feto? Beh, io sto per diventare padre. Beh, complimenti amico. Grazie. Anche se la cosa mi sta facendo impazzire. Non era previsto. Sapete, è un periodo abbastanza delicato per me. Gestire una palestra non è semplice. Io e il mio socio, che poi era anche il mio maestro, abbiamo avuto un po' di problemi economici. Maestro di cosa? Muay Thai. Muay cosa? Muay Thai. La pratico da anni ormai e mo la insegno anche ai ragazzini.
solo che il mio socio ha avuto problemi di salute e quindi la gestione della palestra è ricaduta interamente su di me. Non possiamo permetterci altri insegnanti e questo significa doppi turni. Poi metteteci che la mia compagna è all'ottavo mese. Metteteci che non ho la minima idea di come si fa il padre. E adesso mi ritrovo qua con voi a lottare per la vita. Sarà un ottimo papà. Io la penso come Giulia. Il feto non può essere la risposta giusta. Però a sentire la tua storia mi sta venendo in mente una teoria. Tipo? Abbiamo detto che questi enigmi riguardano tutti noi, come se fosse un gioco, una specie di meccanismo. E se le risposte di questi enigmi fossero invece dirette a ognuno di noi? Nello specifico, intendo. Dopotutto, la voce misteriosa non ha forse detto che queste dolce hanno tutto di noi? Ma potrebbe essere. Ok, quindi, secondo la tua teoria, le risposte hanno una doppia funzione. Cioè, sono rivolte a tutti, però allo stesso tempo a uno nello specifico, giusto? Sì, sì, secondo me sì. Ok, quindi le altre risposte per chi erano? Magari se lo capiamo riusciamo a giocare d'astuzia e vincere il gioco. Vediamo. La prima risposta che abbiamo dato è stato il sogno. Tutti quanti noi sogniamo, ma qualcuno di noi nello specifico deve avere un collegamento speciale con questa risposta. Forse riguardo me. Mesi fa mi è successa una cosa molto brutta. Quella sera ero con il mio ex e degli amici ad una festa in un locale. Avevamo bevuto parecchio perché, sapete, era un po' un periodo del cazzo. Non è che le cose vadano meglio adesso, comunque. C'era anche mio fratello Filippo in quel locale. Non era un tipo da locali, feste, discoteca, ma... boh, forse anche lui voleva un po' di svago. Sta di fatto che comunque io ero in pista con il mio ex, che ballavo. Però lui più che ballare mi si strusciava addosso e mi palpava. E la cosa mi andava bene. Però poi ci vide anche mio fratello Filippo e si incazzò di brutto. Un po' le classiche cose da fratelli maggiori. Comunque poi sono dovuti intervenire e butta fuori perché il mio ex era uno che scattava subito, soprattutto in quella circostanza, e ci hanno cacciato dal locale. Una volta fuori mio fratello e il mio ex si sono continuati a menare, Dio. Io ero abbastanza fatta e... ho iniziato ad insultare mio fratello. Poi Filippo e i suoi sono tornati a casa, ma nel ritorno alla macchina ha fatto un incidente e si è schiantato. Quattro ragazzi morti, hanno detto. E da allora faccio questo sogno ricorrente dove... dove rivivo tutta quanta la serata, ma... invece che insultare mio fratello, lo abbraccio. Lui mi guarda, mi dice che va tutto bene. Mi sorride per un'ultima volta. E poi svanisce. Che storia. Già. Ma sai cosa significa? Sì, la tua teoria è vera. La cosa che ci accomuna è il fatto che abbiamo passato tutti quanti un periodo difficile. Questa prova è la nostra unica possibilità. Sì, il nostro futuro dipende da questo. Giulia, tutto ok? È il futuro. Esisto solo prima d'essere nato, appena nato sono già trapassato. È il futuro. Cioè, pensaci un attimo, il futuro esiste in quanto appunto non è ancora nato, quindi non è esistente. Però nel momento in cui nasce muore, perché smette di essere futuro e diventa presente. Ha senso, no? Sì, sì, ha senso. Giulia, sei un genio. C'è bisogno. Oh, che succede? Succede che abbiamo anche la terza, bello.
Abbiamo la terza risposta. Esisto solo prima di essere nato, appena nato sono già trapassato. È il futuro. Risposta errata. No. Non è possibile. La risposta corretta era il domani. Sì, però anche il futuro potrebbe essere una risposta sensata. Ma non è quella prevista dal sistema. Ma fanculo il sistema, dai, a me sembra sensata come risposta. Senti, non potresti abbonarcela? In fondo abbiamo risposto alle altre, poi siamo nervosi e quindi non siamo lucidi. Il sistema afferma che il futuro è errato. Ma dice anche che può essere considerato una giusta alternativa, visto che il domani è comunque un evento legato al futuro. Vi rimane l'ultimo enigma. 10 minuti rimanenti. Ok, restiamo positivi. Ne abbiamo già risolti 3 di enigmi, tutto questo perché siamo riusciti a collaborare. Il prossimo è attraverso il prato senza fare un passo. Non lo so, mi vengono in mente gli insetti che volano. Potrebbe essere. Alla fine attraversano il prato senza fare un passo. Ma allora il discorso potrebbe valere anche per gli uccelli. È troppo generica come risposta. Ha ragione. Non dimentichiamoci che queste domande sono collegate con ciascuno di noi nello specifico. Magari prima di rispondere a questa dovremmo capire per chi erano rivolte le risposte del secondo e del terzo enigma. Sapete, credo che la seconda risposta, il coraggio, fosse riferita a me. Fin da piccola ho sempre affrontato i problemi chiudendomi in me stessa. In passato ho fatto tante scelte sbagliate, schierandomi dalla parte dei più forti pur di non essere giudicata. Ho ferito tante persone, quelle che credevo amicizie poi si sono rivelate delle fregature. Questo mi ha portato a chiudermi sempre di più. Tutto è andato ancora peggio quando ho scoperto alcune cose sui miei genitori. Mi hanno mentito su tutto. Mi compravano tutto quello che volevo, ma non capivano che avevo bisogno di altro. Dopo il diploma me ne sono andata di casa e non parlo con loro da 5 o 6 anni. Cavolo, mi dispiace, non immaginavo tu avessi passato qualcosa di simile. Cioè, nei tuoi video sei sempre così solare. Te l'ho detto anche prima, non puoi giudicare qualcuno dai social. Sì, giusto. Mi dispiace. Ma perché pensi che il coraggio si riferisca proprio a te? Perché 2 giorni fa, tra gli spam della mail di lavoro, ho trovato un messaggio di mia madre che mi chiedeva di tornare a casa per dare un ultimo saluto a mio padre. A quanto pare non sta bene. Da un lato vorrei rivederli perché in fondo sono i miei genitori, però avevo promesso che non sarei mai più tornata in quella casa. Adesso non so che cosa fare. Beh, si tratta comunque di tuo padre. Potresti dargli una chance prima che lui... Beh, capito, no? Penso che lei abbia ragione. Almeno te un padre l'hai avuto. Magari il destino richiede da parte tua una prova di coraggio per affrontare il tuo passato. Bene, ora sappiamo che i sogni e il coraggio erano per le ragazze. Ci resta da capire se il futuro era per me o per te. Ma io ci penso al futuro, ma come tutti del resto. Magari ultimamente ci penso un po' di più perché ho un bambino in arrivo. Però sono sempre stato un tipo che vive il momento, no? Un po' carpa dei, come cazzo era? Carpe diem. Oh, bravo fratello! Tipo il film quello là dove l'insegnante e gli alunni salgono sui tavoli, no? Queste... Ah sì, io adoro quel film. Paura. Capisco. Allora immagino che il futuro sia per me. Vedi, io al contrario tuo sono invece totalmente ossessionato dal futuro. Il fare progetti a lungo termine, l'organizzare tutto nei minimi dettagli. Del tipo che se dovessi viaggiare tra un mese mi metterei già adesso a fare una lista delle cose future che potrebbero accadermi. Ma sei tipo una di quelle listate col controllo? Purtroppo sì. Mi concentro così tanto sul futuro che non mi godo più il presente. Lo
Lo ammetto. Sei sempre stato così o lo sei diventato dopo? È una cosa che mi hanno inculcato i miei nonni adottivi. Mi hanno sempre detto di pensare al futuro, di risparmiare, di trovarmi un buon lavoro, di sposarmi. Solo che ho 24 anni, sono single e il lavoro che ho non mi paga abbastanza. Che lavoro fai? Disegno fumetti per una rivista e lavoro part-time in una videoteca. Ma i soldi di entrambi i lavori mi permettono di pagare soltanto il vitto e l'alloggio. Anche mio fratello Filippo legge i fumetti. Ah sì? Quali? Cose di fantascienza. Ma esistono ancora le videoteche? 5 minuti rimanenti. Mancava uno. Un percorso. Guardandolo mi sono resa conto che un percorso, un sentiero, una strada possono attraversare un parco o quello che volete senza fare un passo, perché a farlo sono le persone. Che ne dite? Direi che non abbiamo molto tempo. Rispondi. Attraverso il prato senza fare un passo. La risposta è un percorso. Congratulazioni. Avete vinto. Scusa, ma tu chi sei? Sono Vicky. Abbiamo vinto, ma cosa esattamente? Non è evidente. La battaglia più importante di una persona. Quella contro se stesso e le proprie paure. Perché proprio noi? Non siete gli unici ad essere stati qui. Ogni giorno persone dilaniate e afflitte dai problemi quotidiani si risvegliano in questo luogo. C'è chi riesce a venirne a capo e chi si arrende subito. Anche voi all'inizio stavate perdendo, ma qualcosa è cambiato durante la gara. Avete capito? Che gli enigmi avevano un duplice scopo e questo vi ha portato a unire le forze e a vincere. Ma attenzione! Avete vinto una battaglia, non la guerra. Ogni giorno vi dovrete misurare con le difficoltà della vita, ma da oggi potete contare su di loro. Queste reliquie in tempi antichi davano potere ad antichi guerrieri, i fascinanti. Le reliquie potevano diventare insidiose, ma da oggi, se ogni giorno ne avrete cura, queste saranno importanti per voi. Tu sei per caso un fascinante? Sì. E da oggi lo siete anche voi.